Presentati dall'amministrazione comunale Teramane i progetti cantieri del Fondo Complementare Sisma del PNRR, oltre 12 milioni di euro di lavori appaltati per un ventaglio ampio di interventi tra centro, quartieri e frazioni. Dunque il 2023 in città e nelle frazioni sarà l'anno dell'apertura di diversi lavori pubblici legati indirettamente al terremoto 2016. Oggi presentiamo, come avevamo già comunicato nel corso dei lavori, nello stato di avanzamento della progettazione, tutte le opere già appaltate, quindi cantierabili e cantierate di fatto, del PNRR Sisma, 12 milioni e 350 mila euro che riguardano tutto il territorio della città, l'area urbana, il centro storico e tanti interventi che riguardano i territori frazionali, di quartiere, i borghi storici della città. È stato un lavoro straordinario perché nel corso di un anno siamo riusciti ad intercettare le risorse, a completare la progettazione e ad appaltare i lavori. Tutti i lavori sono stati consegnati nel rispetto dei termini, quindi entro il 31 dicembre. Le opere del fondo complementare, alcune riguardano il cuore dell'area urbana con la rifunzionalizzazione del mercato coperto, la riqualificazione e il recupero della sala ipogea, la riqualificazione della viabilità connessa ai corsi del centro storico. Misure hanno già visto l'avvio dei lavori, pensiamo in particolare quelle relative alla pavimentazione stradale e le opere più complesse, ovviamente il mercato coperto in primis che è stato affidato sulla base di un appalto integrato, ovviamente vedrà nelle prossime settimane la conclusione della progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori che è già stato fatto con l'individuazione della ditta. Mentre altre opere mirano a ricucire il centro alle periferie con la riqualificazione di impianti sportivi e aree verdi sia in città che nelle frazioni. Perché la scelta fondamentale, importante, che abbiamo voluto centrare nella interlocuzione appunto con il commissario straordinario Giovanni Legnini, che ringrazio e che è stato il fautore fondamentale delle risorse appunto sul PNRR Sisma, il fondo complementare PNRR Sisma, è proprio finalizzato a questo, affiancare alla ricostruzione, la rigenerazione urbana, economico e sociale delle città.